se non inizia ad attaccare forte il Real Madrid, la Roma deve reggere bene l'impeto. Secondo me dobbiamo, boh, non lo so, è contro tutti i miei principi di attaccare sempre, però dobbiamo resistere, dobbiamo portare a casa un punteggio che ci permette con non molto di provare a fare il miracolo là. Dobbiamo Al Bernabeu. fare una partita difensiva, questo voglio dire. Sì. Sì, non troppo, non come, no, non arrendendoci subito, ma... Il Real Madrid andrà così, il Real Madrid proverà ad attaccare, no, noi ci dovremmo difendere molto bene. Secondo te in questa ipotesi, in questa che tu delinei, c'è come il ruolo di Dzeko? È importante? Secondo me sì, come col Eh Barcellona. sì, esatto, è la stessa partita. Dzeko deve essere bravo a far salire la squadra, deve essere bravo a prendere botte, pugni. Dobbiamo giocare anche sporco. Domani bisogna giocare sporco. Bisogna veramente fare una grande partita. Una grande partita difensiva. Una grande partita su tutti i punti. Dobbiamo vincere ogni minimo duello. Perché se no, io ho paura che se la Roma inizia male questa partita, domani va male. L'importante è l'inizio. Se la Roma regge bene l'impeto all'inizio partita, secondo me riusciamo a fare una buona partita e possiamo portare un buon risultato là. Vedremo. Vedremo, forse il pareggio poi ci permetterà appunto di fare l'impresa e pareggi 1-1. Non lo so, boh, no, secondo No. me la prima cosa è andare là, diciamo. Andare là è importante, cioè giocare la partita. Diciamo andare là, con un punteggio che ci permette, non con un Cioè, miracolo, quindi di non con, provare a certo, non fare. con lo 0-3, ovviamente, Esatto. ovviamente. Secondo Esattamente. te, prima su Dzeko ti volevo chiedere anche, ma forse questo clima è europeo, no, Lo da alto esalta, spessore, lo può ma esaltare? speriamo di sì, perché anche perché Boh, ci spero lui, e anche tantissimo. per lui è stato chiamato anche per questo. Quindi la Roma, Dzeko domani, se è un grande giocatore, se si è un po' liberato mentalmente, deve riuscire a trascinare la Roma nei momenti difficili, nei momenti in cui il Real Madrid veramente premerà tanto, se il Real Madrid premerà tanto. Perché se no la Roma non esce domani. Non esce proprio. Non esce più. Vabbè, oggi tanto Ah, per ritorna nel tunnel come contro il Bayern Monaco e contro il Barcellona. Sacchi. No, Sacchi sì, volevo leggere che Arrigo Sacchi ci ha dato della squadra con buoni giocatori ma senza un collettivo in cui l'allenatore può fare ben poco. Abbiamo molti problemi e molte difficoltà tra il Real può fare da bene. Insomma, Arrigo Sacchi spara un po' di merda così a gratis Sì, sulla vabbè, Roma. ma perché? Cioè, non Chia? capisco Non perché questa capisco, cosa. neanch'io. Però, boh, se l'ha detto Eugenio, perché da Dio, insomma. No, volevo dare più che altro una cosa un po' più interessante. Forse i risultati della giornata di Champions League si sta giocando oggi, che vede Benfica, Zenit, San Pietroburgo pareggiare 0-0 al 56esimo e Paris Saint-Germain, Chelsea al 57esimo stare 1-1. Gol al 39esimo di Ibrahimovic, punizione deviata e poi pareggio di John Obi-Mikel su assist di Diego Costa al 46esimo, 45esimo più 1, come dicono quelli bravi. E io vorrei dare un altro po' di riposo dalle nostre voci e quindi vi metto Elton John, ospite a Sanremo con Rocketman. A dopo. As a kite by then, I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Round again to find I'm not the man they think I am at home.
this ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time to touch. Eccoci qua, la Tana dei Lupi ci ha raggiunto via telefono il nostro amico Cristiano Montanarella. Ciao Cristiano. Ciao Cristiano, ciao pure Alessandro. Ciao. Allora, parliamo prima appunto di Roma Carpi. Arriva la quarta vittoria consecutiva per 3-1. 3-1 sudato, perché i due gol nostri arrivano all'84esimo e all'85esimo. Però insomma una partita che rende ancora più onore al lavoro di Spalletti, secondo me, no? Sì. Spalletti. Pronto? Sì, eccomi. Dico, Spalletti ha reso questa rosa finalmente frizzante, quantomeno. Non ti annoi, che invece era quello che stava capitando con Garcia.
E annoiarsi no. mentre si vede la propria squadra, cioè annoiarsi poi, stai comunque guardando la Roma, però insomma, partite più lente. Ti dico, ti chiedo, secondo te la Roma è ancora in fase di cambiamento o già, come dire, ci sono delle basi solide? Beh, no, ancora, ancora i lavori sono in corso, perché insomma a me non vediamo una Roma ancora altamente spettacolare che vince e che convince. L'importante è che vince, perché poi sono sempre le vittorie la miglior medicina per tutti i mali. Ne sono arrivate 4 consecutive, che non sono poche. Spalletti stesso ha detto che per recuperare terreno e per diventare una squadra importante la Roma ha bisogno di fare un filotto importante, o come quello delle 11 vittorie il primo anno che lui allenò qua, oppure addirittura simile a quello che sta facendo la Juventus, perché poi insomma mi rendo conto che è ancora un po' difficile, però insomma io i cambiamenti li avevo visti anche dalla prima partita in cui c'era Spalletti, perché c'era stato il cambio, perché già per il fatto che noi ci incazzavamo con Dzeko, che contro il Verona si era mangiato 3 o 4 palle gol nitide, quello era il segnale che comunque a tirare in porta, sotto la porta, ci si arrivava. Con Garcia c'era il piattume più che totale, si era venuto a creare il piattume più che totale, data da una serie di fattori che comunque aveva portato a farsi andare bene tutto quanto, sia la squadra che l'allenatore. Infatti io per questo escludevo che i giocatori stessero facendo la fronda a Garcia, ma perché era un vivacchiare sul nulla che andava bene un po' a tutti. Perché insomma prima di Natale è uscita la dichiarazione di Zeman che a Roma ci si allena e non ci si allena, poi più di una volta Garcia disse doppie sedute, e poi dopo al primo capriccio di un giocatore le doppie sedute si annullavano. C'era anche un rapporto di complicità amichevole che in certe occasioni è pericoloso. Ecco qua che quando arrivava la domenica, che tu andavi allo stadio non sapevi più chi incazzate fino a che c'era Garcia, adesso ci si va con, non dico allo stadio perché insomma non è ancora pienissimo come prima, ma adesso arriva la domenica e sai comunque che c'è un qualcosa di nuovo a cui tu devi assistere. Adesso sono 4 vittorie, poi chiaramente va preso in esame anche l'avversario, perché un conto è giocare col Carpi, con tutto rispetto, un conto la partita di domani con Real Madrid, penso più tardi ne parleremo, però comunque ci sono dei lavori in corso che stanno già portando i loro frutti, perché la Roma è una squadra che tira in porta. Adesso il secondo tempo di Modena è stato devastante, e soprattutto dopo l'1-1 la Roma ha saputo reagire, mentre con Garcia sarebbe stata persa la partita di Modena, o bene che ti andava pareggiata. Tu hai vinto, ti sei riportato in vantaggio e sul 2-1 hai cercato il terzo gol, segno che anche fisicamente stai migliorando, con la testa non hai più paura come prima. Non so se... Sì, sì, assolutamente, no, ma io sono convinto che con Garcia quella partita finiva 1-1 o 2-1 per loro. Cioè, convinto proprio al 100%. Al 100%, sì, perché è anche un fatto di quanta grinta la squadra ha e quanta capacità ha di riprendersi dopo il gol del pareggio. E la Roma ha continuato ad attaccare finché non è arrivato il gol del 2-1 e poi del 3-1. Quindi è in dubbio quello che dice, sono pienamente, pienamente d'accordo. Quindi la medicina sta facendo effetto, ecco, diciamo così. Anche con Garcia, se tu consideri le volte che anche casualmente, perché gli episodi ti andavano anche a favore con Garcia, a volte